Allora, chi è che è del Dipartimento di Economia? Alzi la mano. Ok, benissimo. Allora, per quale motivo, un po' dovreste averle fatto, almeno a microeconomia, chi è che ha fatto scienze delle finanze? Nessuno. Però per quale motivo vi è degrado ambientale? Dai, forza, qualcuno lo dica. Esternalità. Cosa sono le esternalità? Questo tanto è inutile, forse anche inutile prendere appunti, tanto poi mi fermo. Esternalità, praticamente cosa succede? Io faccio una certa azione con un certo intento e ho degli effetti collaterali. Questi effetti collaterali non sono, sono esterni al mercato, non pago per la mia azione, penso quando prendo l'automobile, vado, scelgo se prendo l'automobile in base a considerazioni di convenienza, di tempi, eccetera, eccetera, però non pago per i danni che procuro. Ok, quindi se io pagassi per i danni che procuro, probabilmente cambierebbe la mia scelta se andare in macchina, eccetera, eccetera. Quindi la spiegazione che normalmente gli economisti danno per il degrado ambientale è che l'ambiente viene usato troppo perché ha un prezzo pari a zero. Quindi questa è l'idea. Che cosa succede, penso, se il prezzo del gas fosse bassissimo? Cosa succede quando il prezzo dell'acqua è basso? Che uno non sta attento a usarla, la spreca. Ok? E quindi questa è un po' la retorica e l'idea forte che viene utilizzata per spiegare il degrado ambientale. Allora, intanto iniziamo col disegnare, e così gli studenti di scienze naturali e ambientali, che le scienze per la pace queste cose le sanno, però, e quindi col disegnare un banale grafico, quindi noi, voi potete disegnare, ho sbagliato. Banalmente usiamo questi grafici dove, ad esempio, sull'asse delle x mettiamo la quantità di un certo bene e sull'asse delle y il prezzo. Bene? Poi noi disegniamo normalmente, che ne so, la curva di domanda. Aspettate, scusate un attimo, qui niente. Spacing, size. Questa qui noi per esempio la chiamiamo la curva di domanda. Questa che cosa dice? Che quando il prezzo è alto, quando il prezzo è a questo livello high, i consumatori domandano questa quantità QH, quando il prezzo è low in inglese, L, quando il prezzo è basso, i consumatori domandano Q low. Bene? Alla stessa maniera noi possiamo disegnare una curva di offerta, la curva di offerta tipo questa, la chiamiamo S come supply, il motivo non è un amore per l'inglese, ma semplicemente che in italiano sarebbe O, e la O è molto simile alla D, e quindi poi vi sbagliate, soprattutto se non avete una bella calligrafia. Quindi piuttosto che mettere D e O, mettiamo D e S. Okay, cosa dice questa curva di offerta? Sono i venditori, che tanto più è alto il prezzo, poi ci sono quelli che hanno fatto l'economia, sanno i motivi, però tanto più alto il prezzo, tanto più i venditori sono contenti di vendere, e quindi tanto maggiore la quantità venduta. Se invece il prezzo è basso, i produttori sono disposti a produrre poco. Va bene? Prendetela così per buona, quelli che non sanno, no? E allora quindi chiaramente sappiamo che se il prezzo è molto basso, vedete, c'è una forte domanda per l'ambiente, per questo bene. Se il prezzo fosse molto alto, ci sarebbe una scarsa domanda per questo bene. Immaginate che questo sia un bene inquinante.
Di conseguenza, se il prezzo per questo bene inquinante è molto alto, la domanda sarebbe bassa. Ok? Quindi questo è il contesto. E nell'ambito di questo contesto andiamo a leggere una pagina di un famosissimo libro che si chiama Blueprint for a Green Economy. Un blueprint è un manuale, no? Sono le istruzioni, un manuale di istruzioni. A Blueprint for a Green Economy, un famosissimo libro pubblicato in Inghilterra negli anni 90, con poi tante versioni, da un gruppo di economisti ambientali molto famosi e impegnati nell'economia ambientale. Ecco, vedete questo libro, Blueprint for a Green Economy, 1994. Questa è la prima versione. L'abbiamo anche in biblioteca, forse abbiamo la versione italiana, forse questa, non mi ricordo. Ecco, questo è un esempio di questo che in quest'aula, per cambiare argomento, è un esempio di intelligenza progettuale. No, perché come sapete, vicino al proiettore normalmente non si mettono delle lampade. Infatti in alcune aule, nell'aula di là, c'è una lampada messa orizzontale così, vicino qui, che si può spegnere. Invece qui non si capisce per quale motivo abbiano fatto queste lampade lunghe, ok, che illuminano tutto con la impossibilità di spegnere le lampade vicino al proiettore. Così, purtroppo. A Blueprint for a Green Economy, David Pearce, Markander e Barbier. Allora, qui vedete un po', pagina 6, vedete in alto? Pagina 6, box 1.1, Environmental problem arising from the absence of markets. Esattamente la storia che vi ho raccontato. Mancano i mercati. Non c'è. Cioè, noi andiamo in macchina, generiamo delle emissioni, magari queste emissioni sporcano la facciata dei palazzi, la gomma, no? Quando piove, è un po' che non piove, si forma per strada tutta quella schiuma. Ok? Quella schiuma lì cosa sono? Polveri sottili. Ma soprattutto sono tutti gli idrocarburi dei nostri tubi di scappamento. Poi magari quelli. Oppure un'altra cosa terribile, quando voi vi laureate, che sparate tutti quei coriandoli, poi quei coriandoli vanno a intasare le fognature. Voi non pagate per poi riparare al danno che i coriandoli fanno nelle fognature. E poi quelli appunto di biologia, che fanno biologia marina, fanno lo stage e ha per aprire le pance dei pesci per capire quanta plastica i pesci mangiano. Ok? Trovano i coriandoli sparati alle vostre lauree nelle pance dei pesci. Ok? Però voi sparate i coriandoli non senza avere nessun incentivo a non sparare. Voi potreste anche scegliere di continuare a sparare i coriandoli, ma io pago un prezzo in più, ok? E quindi fondamentalmente non c'è un mercato per i costi generati dai coriandoli sparati durante le lauree, soprattutto per quelli di plastica. E allora vedete, environmental problems arising from the absence of markets. Non c'è un mercato per i danni generati dai coriandoli alle lauree. Guardate questo grafico, price and quantity of environmental services. Quando usate dei grafici, chiedetevi sempre che cosa c'è sugli assi, le variabili sugli assi. Quelli con scienze naturali e ambientali sono un po' più abituati, quelli scienze per la pace e quelli di economia meno. Fanno questi grafici e poi non si ricordano più cos'è. Ah, ma io mi ricordavo la figura. Era bella quella figura, ma cosa voleva dire? Boh, ok, però sapete benissimo disegnarla. Quindi, cosa c'è? Cosa leggete lì? U0, quantity of environmental services, va bene? Sull'asse delle Y, della X, se leggete il prezzo, lo vedete tutti? Beh, cos'è quella S? Supply, l'offerta. Cos'è Q? Quella lì è la domanda di servizi ambientali. The diagram shows the demand for the services of natural environment.
E se ci fosse stato un prezzo, la domanda sarebbe stata: tanto maggiore, tanto minore è il prezzo. Quindi possiamo disegnare quella domanda. Se ci fosse un mercato, ok? Ad esempio, un biglietto d'ingresso per entrare in un parco nazionale. Ok? Quindi noi possiamo immaginare che se noi mettessimo un prezzo, un biglietto, quella sarebbe la domanda per entrare nel parco. Con un biglietto molto alto entrerebbero nel parco pochi visitatori, con un prezzo molto basso entrerebbero nel parco molti visitatori. È chiaro questo? Se il prezzo fosse basso, la domanda sarebbe alta. Se il prezzo è alto, la domanda sarebbe bassa. E questo è quello che dice in questa frase. Ok? Quantity of environmental services. Vediamo un po' avanti. Questa curva gialla. Niente, non vuole proseguire, si è già stufato. Cosa dice qui? La frase che è arrivata ora, l'offerta è generalmente fissata, è un dato, l'offerta di servizi ambientali. Questo è mostrato dalla curva di offerta verticale. Banalmente, no, perché se ci fosse stato un mercato per l'ambiente in questione, per il bene ambientale in questione, il prezzo sarebbe stato pistella, il prezzo di equilibrio, il prezzo che equilibra la domanda e l'offerta per questo bene, nel punto di incontro. Nel punto di, per il prezzo pari a pistella, la domanda sarebbe stata custella e l'offerta sarebbe stata custella. E quindi l'ammontare dell'ambiente usato sarebbe stato custella. Bene, chiaro? In quel punto per pistella la domanda è uguale all'offerta. Immaginiamo che il prezzo sia più alto, che sia qui. Vedete così? Aspetta, allora, immaginiamo il prezzo più alto. Però un po' troppo grande. Se il prezzo fosse stato a questo livello qui, prezzo viola, vedete? Chiaramente la domanda sarebbe stata questa e la domanda sarebbe stata inferiore all'offerta che è questa, ok? Sarebbe stato un eccesso di offerta rispetto alla domanda, è chiaro a tutti? Ma in realtà l'assenza di un mercato per questo bene significa che il prezzo è zero. Sto leggendo la frase che è appena comparsa. E dunque che la quantità consumata è Q0. Troppo ambiente viene consumato proprio per la mancanza di prezzo. Poi i nostri autori fanno una piccola aggiunta. Questo è sufficiente per stabilire l'importanza della valutazione delle funzioni ambientali dell'ambiente. Ok? Allora la domanda che vi faccio. E quindi abbiamo questa idea che è troppo ambiente viene consumato perché il prezzo è zero, no? In questo ragionamento cos'è che
Cioè, vi torna tutto rispetto a questa analisi che abbiamo fatto? No. Vedete, guarda, oltre a lei, che lei mi ha già dato la soluzione, cos'è che non torna in questo grafico? Cos'è che è sbagliato? Considerate che questi sono, erano tre big names di environmental economics. Q0 può essere consumato. Q0, vedete? Q0 non può mai essere consumato, perché la quantità massima offerta è Q-stella. Quindi se la quantità massima che può essere consumata è Q stella, perché questa è la quantità di parco, quindi al massimo io posso consumare, allora qui c'è un problema come vedete, no? Che qualsiasi persona che ha un minimo di cognizione di fisica, ma anche quelle scienze naturali, qual è la prima domanda che farebbero quando vedono quantità di servizi ambientali? Qual è l'unità di misura? Ok, qual è l'unità di misura di questa quantità di servizi ambientali? Who knows? Chissà, chi lo sa. Mentre l'unità di misura del prezzo, l'euro, la sterlina, che vuol dire quantità di servizi ambientali? È una grandezza astratta per la quale noi non sappiamo misurarli. Che vuol dire quantità di servizi ambientali? Però in ogni caso dico, io ho un bosco, in effetti questo bosco, per come è fatto, una foresta, possiamo immaginare che dia una certa, cioè scusate, che il fatto che il prezzo sia più o meno alto non influenza la quantità di servizi ecosistemici che una foresta può dare. Cioè può essere variabile, però sicuramente non dipenderà dal prezzo di mercato. Ok? Ci siamo? Quindi questo grafico dice non che i servizi ecosistemici di un bosco rimangono sempre gli stessi, ma che non sono influenzati dal prezzo. È chiaro? Perché noi possiamo scrivere servizi ecosistemici in funzione di X1, di X2 e poi di un certo prezzo di un qualche bene A, del bene A. Però chiaramente il prezzo non influenza quanto i servizi ecosistemici di una foresta. Bene, può influenzare altre cose, può influenzare il numero di visitatori e questo può danneggiare e ridurre i servizi ecosistemici della foresta, però è più complicato il nesso rispetto a una cosa del genere. Quindi in effetti se noi interpretiamo quella quantità di servizi ambientali come una qualche misura dei servizi ecosistemici, però quelli sicuramente non dipendono dal prezzo, ma semmai dalla quantità che è stata usata, che viene usata. È chiaro? Siete tutti d'accordo? Allora, quindi uno si chiede, com'è possibile che in un libro così importante, così famoso, scritto da persone così competenti, vi sia un errore così grossolano? Ha venduto milioni di copie questo libro. Poi, in effetti, in qualche versione successiva, non mi ricordo quale, questo grafico è sparito. Ok? Allora qual è il tema? Vedete, this is sufficient to establish the importance of valuing the economic functions of the environment. Qual è la tesi di questi autori? È importante valutare economicamente le funzioni di un ambiente. Questo è un po' una confusione di idee, come vedremo durante il corso. Quindi ci sono due cose insieme. Allora, e quindi, cioè, però apparentemente quando uno legge, se uno lo legge con scarsa attenzione, sembra che torni tutto. Il grafico precedente, no?
come abbiamo detto, la quantità massima consumata, se uno la pone in quella maniera, forse gli autori intendevano qualcos'altro, quindi forse avevano ragione, però forse la pensavano in senso dinamico, però dovevano presentarla in senso dinamico, non con quel grafico statico. Ok? E quindi qui noi chiaramente abbiamo, no, quello che è scritto qua. Un conto sono, è l'ottimo economico, un conto sono i vincoli della natura, un conto sono le preferenze, un conto sono, è il mondo biofisico. E poi c'è anche una differenza, come è scritto, tra sfera economica e sociale, e, ovvero tra homo economicus e homo sociologicus. La cosa che è anche importante, perché queste sono persone, insomma, di grande valore, è che gli autori concludono con questa precisazione. We also need to ask how we can be sure that even a price per star will prevent the environment from being degraded over time. Ok? Che cosa ci dice questa frase? Torniamo indietro. Facciamo finta che quel ragionamento fili e facciamo finta che Pistella sia il cosiddetto prezzo ottimale, Custella la quantità ottimale. In che senso ottimale? E questo così capite quelle due frasi che c'erano dopo, perché avete visto nelle slide c'era una animazione, prima doveva comparire la frase e poi quelle parole dopo che erano la spiegazione. Che cosa è? La domanda. Che cos'è la domanda? La domanda sono le preferenze dei consumatori, le preferenze degli esseri umani. Quindi questo grafico appartiene, no, alla sfera dell'uomo. E quindi che cosa individua? Individua un punto che è ottimale dal punto di vista delle preferenze dei consumatori. Allora loro dicono, va bene, ma anche se noi andassimo in questo punto ottimale, come facciamo a essere sicuri che la quantità Custella rispetti i vincoli ambientali? Che questa quantità Custella sia sostenibile nel tempo? Ok? E vedete, è proprio questo che si dice in questa... L'ottimo economico, dice, sulla base delle mie preferenze, eccetera, eccetera, è ottimale usare le risorse in questa maniera. A questa mia preferenza non c'è nessun motivo per immaginare che queste mie preferenze siano compatibili con i vincoli ecosistemici. Ok? Quindi sono un po', dobbiamo sempre tenere un po' separate, in questo caso, le due sfere. Ok? Quindi, quando molto spesso noi economisti cerchiamo di valutare qual è l'inquinamento ottimale, ma l'inquinamento ottimale viene sempre riferito alle preferenze degli individui e non c'è nessuna necessità logica per cui le preferenze degli individui siano compatibili con gli equilibri ecosistemici. Forse sì, forse no, non c'è nemmeno, non è che uno deve pensare che siano per forza incompatibili, chiaro? Possono essere compatibili come possono non essere compatibili, ma in nessun modo possiamo pensare che vi sia un nesso logico, ovvero che una volta soddisfatto l'ottimo da un punto di vista socio-economico, questo ottimo possa essere anche sostenuto dagli ecosistemi. Chiaro a tutti? Cerco spesso di ridire le cose in modo diverso e questo talvolta vi confonde. Spero di no. Se vi confondo, ditemelo subito. Poi metterò dei premi in palio per quelli che fanno domande. Va bene? Differenza tra sfera economica e sfera sociale. In economia noi abbiamo il modello di U che si chiama Homo economicus, mentre
In sociologia, appunto, hanno l'homo sociologicus e poi ci sono altre varianti. Come è fatto l'homo economicus, quello che si studia in economia politica, ad esempio la microeconomia, è un individuo con infinite capacità di calcolo, razionale, ha delle preferenze fatte bene, che rispettano alcuni canoni, che non sono contraddittorie, che se A è preferito a B e B è preferito a C, anche C è preferito ad A, ok? Quindi sono preferenze transitive, cosa che non sempre capita nella realtà. L'homo sociologicus invece è il modello in cui ciascun individuo è molto spinto da quello che fanno gli altri. Bene? Allora, questo è interessante introdurre lo studio di questo studioso, Richard Titmuss, che è stato uno dei padri fondatori del welfare state nel Regno Unito, prima che venisse poi un po' smantellato da Miss Thatcher. Voi non eravate ancora nati, però ora, poi con la morte della regina, forse un po' di storia britannica è tornata in auge. Era a LSE, London School of Economics, che è una delle più prestigiose istituzioni accademiche al mondo. E allora scrisse questo libro, The Gift Relationship, From Human Blood to Social Policy. E questo lavoro ebbe una grandissima influenza, vedete, le qualità dei dati, le conclusioni sono un po' tirate. Cioè non c'è, probabilmente oggi come oggi, non avrebbe, oggi come oggi sono molti dati, c'è molto più rigore nel trattamento dei dati, però un po' l'idea era quello di confrontare la raccolta del sangue in UK rispetto a quello degli Stati Uniti. La differenza è che nel UK vi era un sistema come quello in Italia, ovvero c'è scritto là donazione volontaria e non retribuita. Negli Stati Uniti c'era un sistema misto, ovvero alcuni donatori in realtà non erano donatori ma ricevevano un compenso. E chi riceveva il sangue pagava per il sangue. Ok? Allora questo ci consente di analizzare un po' la differenza tra equità ed efficienza. Chiaramente ci sembra un sistema ingiusto in cui chi vuole fare una trasfusione deve pagare per questo sangue. E ci sembra anche un sistema un po' bizzarro nel quale il donatore di sangue in realtà viene pagato. In Italia sì, c'è la colazione gratis, però non si va oltre quello, non credo che uno vada a donare il sangue perché così prende il cappuccino e la brioche. Allora, che cosa vi aspettereste, quali differenze vi aspettereste da questi due differenti sistemi? Ecco, quando noi si immagina, ci si può immaginare che la quantità di sangue raccolta negli Stati Uniti sia maggiore rispetto a quella raccolta in UK, nel Regno Unito, va bene? Questa frase è sbagliata, perché c'è più inquinamento a Milano o a Fucecchio, va bene? Inquina di più i cinesi o quelli di San Marino? Capite, una domanda stupida questa. Perché, cioè, scusate, inquina di più la Cina o la o San Marino? Ok, allora chiaramente la quantità di sangue raccolta negli Stati Uniti è sempre senz'altro maggiore rispetto a quella raccolta nel Regno Unito ed è anche maggiore di quella raccolta a Fucecchio, semplicemente perché negli Stati Uniti c'è una popolazione molto maggiore rispetto a che nel Regno Unito. Quindi noi stiamo parlando in termini pro capite. Tutta questa storia, la Cina è il maggiore inquinatore al mondo. Ma che senso ha fare questo confronto? Se uno vuole fare il confronto internazionale lo fa in termini pro capite, per persone.
Quindi ci attendiamo correttamente che la quantità di sangue per abitante, per numero di abitanti raccolta negli Stati Uniti sia maggiore rispetto a quella raccolta nel Regno Unito. Okay? Poi in più cosa ci aspetteremo in termini di qualità del sangue? Chi disdona il sangue per denaro ha bisogno per denaro. Di conseguenza sono le fasce più deboli della popolazione, che sono anche le fasce meno coperte, diciamo, meno in salute. Quindi noi ci aspettiamo che la qualità del sangue, cioè che a fronte di una quantità di sangue maggiore pro capite, al tempo stesso che il sangue sia di peggior qualità negli Stati Uniti piuttosto che nel Regno Unito, perché se uno dona il sangue come gift, vedete, the gift relationship, la relazione di dono, ok? Allora le conclusioni di Titmus è che stranamente la quantità di sangue raccolto in Regno Unito a persona sia maggiore rispetto a quello negli Stati Uniti. Cioè una conclusione, un dato empirico assolutamente controintuitivo. Dove donare il sangue, dove dare il sangue è un dono, lì se ne raccoglie di più in termini pro capite. Ok? E tant'è vero, no, che poi c'è stato un grande dibattito, qualcuno ha contestato i dati di Titmus, ma poi un po' con il progredire dell'economia comportamentale, sperimentale, anche in particolare questi lavori di Bruno Frey, hanno un po' chiarito, no? E se ci pensate la spiegazione è semplice. C'è una componente sociologica importante. C'è una componente... Allora, che cosa significa donare il sangue? Possiamo fare anche un esempio completamente diverso. Quando un imprenditore acquista un'automobile e questa automobile viene intestata all'impresa, questo è un investimento, ovvero un aumento della capacità produttiva dell'impresa. Se un imprenditore acquista l'automobile per l'uso familiare, non la intesta all'impresa, la intesta a se stessa, questo è classificato come consumo. Un computer, la stessa cosa. Ok? Quindi lo stesso gesto, in questo caso, così, ho fatto un volo un po' pindarico, però lo stesso oggetto può essere categorizzato o come una cosa o come un'altra. Bene? Quindi noi abbiamo lo stesso oggetto, donare il sangue, la stessa azione. Ok? Di conseguenza, se questa azione viene concepita come una donazione, come un dono, questo rientra nella sfera sociale. Perché uno dona il sangue? Per motivi etici, perché c'è questo effetto di warm glow, in cui uno si illumina, si riscalda. Questo è un economista molto famoso, tal Andreoni. Vediamo un po' se parte. Warm glow. Questa sensazione di sentirsi bene. Comunque uno lo può fare per motivi etici. E quindi rientra nella sfera del volontariato, dell'aiutare gli altri. E quindi questo è un gesto fatto a quello scopo. Nel momento in cui il sangue viene retribuito, dare il sangue viene percepito e classificato come qualcosa di completamente diverso. Cioè viene concepito come un normale bene da vendere. E di conseguenza qualsiasi considerazione, alle considerazioni di tipo etico,
vengono meno. Ok? E di conseguenza, nel momento in cui io vado a vendere il mio sangue e una parte del mio corpo, voglio un prezzo alto per dar via una parte di me. Ok? Quindi lo stesso gesto esce dalla sfera etica, dalla sfera solidaristica, entra nella sfera economica. Vuoi il mio sangue? Paga! Ok? E c'è anche, ci sono tanti articoli, per esempio un famoso studio sul ritardo dei genitori nel prendere i figli all'asilo in nido in Israele. Nel momento in cui hanno pensato, hanno immaginato di mettere la multa per il ritardo ai genitori, poiché questa multa era inferiore al costo della babysitter, i genitori hanno iniziato a lasciare i figli lì perché tanto gli costava meno rispetto a prendere la babysitter. Quindi anche lì, qual è il significato della multa? Cioè, un conto è che io ho una legge da rispettare e se la violo sono cattivo e come sanzione accessoria ho i soldi da pagare. Un conto è che sparisce questa dimensione etica, morale dell'obbedire alla legge, che qualcuno ha, qualcuno non ha, ma anche qualcuno ha, ok? E dice, vabbè, vado a prendere in ritardo mio figlio di un'ora, pago 4 euro, dovessi chiamare la visita e ne pagherei 12, mi conviene mollarlo lì. E quindi la quantità di ritardi è aumentata. Quindi bisogna stare attenti, no, anche a mettere il prezzo giusto, perché se il tema era il ritardo, i genitori si scapicollavano, cercavano di essere lì per non mettere in difficoltà le maestre, quindi le maestre non venivano pagate, c'era questa componente etica, no, di liberare la maestra per mandarla a casa a farsi i fatti suoi. Ok? E quindi non è sempre così scontato che mettere un prezzo risolva le cose, perché molto spesso ha degli effetti controintuitivi. La qualità l'abbiamo detto, e questo si chiama crowding out, spiazzamento. È noto in letteratura come spiazzamento, cioè la motivazione economica spiazza la motivazione etica. Nel momento in cui introduco un prezzo, il motivo etico è spiazzato dal motivo economico. Se per caso trovate qualche articolo, c'è questa parola crowding out, che si trova anche in macroeconomia, quando si dice che la spesa pubblica spiazza gli investimenti privati. Aumenta la spesa pubblica, però a causa dell'aumento del tasso di interessi gli investimenti privati si riducono. E questo è sempre uno spiazzamento, uno dei tanti possibili spiazzamenti. Viene inserito un prezzo e quindi viene meno il motivo etico e subentra un motivo economico. Quindi le considerazioni etiche sono spiazzate dalla considerazione economica. Bene? E quindi qui finisce l'introduzione al corso.